Salema y Kayalami y Londolose. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana ndawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze. Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishi. Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana.
Buongiorno a tutti, siamo qui nella piazza di Roccella. La domanda di oggi è: minigonna sì o minigonna no nelle scuole? Secondo lei la minigonna nelle scuole conturba i professori? Un po' sì, sicuramente sì. Quindi torniamo al grembiule? Ma no, veste giusta, normale, non minigonna che può creare un po' di problemi. Di problemi? Cade l'occhio. Ma quanto deve essere corta o lunga questa gonna secondo lei? Normale. Quant'è normale? Al ginocchio, sotto il ginocchio. Allora, sotto il ginocchio è normale, però non è più una minigonna. No, certo. E allora sì alla gonna ma no alla minigonna? No alla minigonna, no. È uguale per tutti. È uguale? È uguale. Quindi non c'è bisogno del grembiule, come una volta? Come una volta? Non lo so. Non lo sa. Lei, salve, minigonna sì o minigonna no? La minigonna piace a tutti. Sì. Ma per me non sono un antico, perché la dovrebbe portare a scuola, sul ginocchio. Adesso che vanno a scuola, con la minigonna che si compara proprio il tedere, va. Non è giù, per me non è giù, non è, ormai la vita è cambiata, i giovani, dobbiamo prendere cose per i giovani, io sono per i giovani, ma per la minigonna lasciamola stare poi, meglio di no. Meglio la minigonna utilizzarla per uscire, vero, che andare a scuola? Non meno per uscire, perché ormai nostri giovani, anche pure nostri anziani, passa una ragazza, Guarda il, non so se me. E allora l'uomo può uscire anche pazzo. Lei dice che favorisce la pazzia la minigonna? Sì. Nel mondo maschile, sì, questo? Sì. Vabbè, è una sua opinione, giusto? Sì, meglio essere fino al ginocchio, sono d'accordo. Se va a messa, se va a qualsiasi cosa. Ma io se va al mare è un'altra situazione, però. Minigonna. Sì, appare bella, per alcune ragazze di una certa età è limitata però, che minigonna, perché la possono portare tutte, le belle ragazze insomma, fino diciamo all'età di 25-26 anni. Quindi lei è per la minigonna sì, ma vogliamo chiedere una cosa, secondo lei conturba i professori? Secondo me? Secondo lei i professori si sturbano a vedere queste belle ragazze in minigonna? Si distraggono. Se i professori secondo natura sono nati giusti, nessun disturbo, anzi. Se sono nati giusti però, eh? Certo, la natura non si può imitare oppure straformare oppure fare. Quindi confidiamo nella professionalità dei professori? Nella natura più che della professione. Nell'educazione. Nell'educazione, nella natura prima di tutto, perché quella che è natura non è che si cambia o che si possono. Però fare. Si può educare. Sì. L'educazione tanto, insomma, le basi, bisogna avere le basi per poi perfezionare. Secondo lei, la minigonna nelle scuole, la minigonna sì o la minigonna no? Non lo so, ognuno dovrebbe essere libero di vestirsi come vuole, quindi penso di sì. Pensa che influisca in maniera negativa la minigonna sui professori, sulla spiegazione dei professori? Non dovrebbe, non lo so, poi dipende dalle persone, se fossi io penso di no, però ogni persona. Quindi non dipende dagli allievi, dipende dai professori, perché è già la seconda persona che mi dice così. Allora, dipende dagli allievi, se un allievo si veste con la minigonna e si comporta in modo normale, senza ammiccare, diciamo così, penso di no. Se poi si può ammiccare anche senza con una veste. Naturalmente anche con un grembiule nero si potrebbe ammiccare. Quindi non dipende dalla minigonna, chiaramente. Non dipende? No. È una questione chimica? Penso di no. Ma siamo qui sempre in piazza, a Roccella. E, senta, secondo lei la minigonna sì o la minigonna no nelle scuole? Se è una bella ragazza gli sta bene, sì. Se poi c'è ste... una raccia, scusate, che una cozza, una bella ragazza, ma siccome qua questo è un paese che ci sono tutti belle ragazze,
Sono belle ragazze, qua c'è la... sì, sì, per me sì. Ma secondo lei potrebbe dar fastidio ai professori questo? Eh no, i professori, se sono professori, danno i professori. I professori fanno i professori. E poi se vanno... c'è sempre un difettoso. Non è dire che il difettoso ci sarà sempre, perché è normale. Da... Però... Minigonna sì o minigonna no? E di nuovo... Me l'avete fatto l'intervista pochi giorni fa. Ma era un altro discorso. Quella è un'altra cosa. Poi sulla minigonna. Qui è sulla minigonna. Padre Pasquale. Le studentesse, secondo lei, se avesse una nipote, la manderebbe con la minigonna a scuola? Eh sì, perché no? Con tranquillità. Le gambe belle, per esempio, la manderei volentieri. Va bene, grazie. Arrivederci. Secondo lei? Ma sì, va bene, non c'è niente di male oggi. Tutto è puro per i puri? Tutti preparati per qualunque cosa, stanno bene. I ragazzi in minigonna stanno bene. L'importante è che uno si tiene nel suo, nel giusto e non dà fastidio a nessuno. E i professori vanno bene? I professori si devono mantenere. Adeguare a quella situazione. Grazie. Secondo lei minigonna sì o no? Come? Secondo lei la minigonna nelle scuole è sì o no? Io ho tre nipoti femmini, proprio. E sono bellissimi, danno i gambe bellissimi, certo che li faccio andare a scuola, se possono andare, poi io non comando io. Questo è interessante, il concetto è interessante, se le regole lo consentono allora non c'è niente, però si stava parlando di cambiarle, lei è d'accordo a cambiare le regole? Per me sì. Quindi minigonna no? Sì, minigonna sì per me. Ah, per lei sì, quindi sì, per se mettiamo... Se belle donne, che gambe i ragazzi bellissimi, perché no? Allora sia la bellezza secondo lui? Sì. Grazie. Io ho tre nipoti che sono bellissime veramente. Allora, minigonna sì o minigonna no? Minigonna sì. Nelle scuole? Nelle scuole sì, sono d'accordo pure io. Ok. Il signore ha anche scritto un libro, vero? Come si chiama il libro? Bene, ne ho scritti due. Ne ha scritti due? Come si chiamano? Dai, veloce. Uno, il primo di amore, il secondo il calabrese. Grazie. Allora, secondo te, la minigonna sì o la minigonna no nelle scuole? Non lo so, se la dirigenza scolastica dice che c'è bisogno di avere la minigonna. O quindi no. Dipende dalle regole? Dalle regole, è chiaro, dalle regole e poi... Però, umanamente... Se la vuol portare o no. Però umanamente, secondo te, la minigonna tu la consentiresti o no nelle scuole? Ma veramente no, mi sembrerebbe un po' fuori luogo, la scuola è un'altra cosa, è come andare in chiesa? Quasi. E ogni uno fa la sua scelta, come pensa, secondo me va bene. Per voi, secondo voi, la minigonna nelle scuole potrebbe essere utilizzata oppure no? E per me la possono utilizzare, basta che non è una minigonna proprio a costume da bagno. Grazie. Secondo lei, signora, buongiorno. Secondo me no. Non è indicata in una scuola? È indicata per la scuola. Ma perché? Alla scuola. Quindi il grembiule sì? Il grembiule, pantalone, non lo so, quello che vogliono, ma la minigonna no, non è per la scuola. Ok. Al Bar Smile e c'è il signor Angelo, che vorrebbe colloquiare con noi. Allora, Angelo, secondo te la minigonna sì o la minigonna no? Nelle scuole? Certo che sì, dovunque, dappertutto, tranne che nei luoghi di culto, perché giustamente nei luoghi di culto bisogna osservare delle regole. Quindi la scuola secondo te è un luogo di culto? No, è un luogo culturale, ma non di culto. Ah, per la scuola? La minigonna no. Sì, secondo lei la minigonna nelle scuole sì o no? E perché no, scusami? Perché è uscita una diatriba. Sì, l'ho letta anch'io ed è qualcosa di assurdo, di vergognoso, perché a meno che non vai con la minigonna, scusatela, con sotto nulla, e allora deve essere la stazione, no? Però che una ragazzina, che ho una figlia molto grande, tra virgolette, si mette la minigonna e si mette sotto il costume, qual è il problema? Allora facciamo una cosa, a mare non si può andare, ok, col costume, va bene? E bisogna andare a mare automaticamente vestiti. Così, come sono vestita io, in turca. E a che serve? E a che serve? Sono cose che non riesco totalmente a mettere a fuoco comunque. Anche perché io non sono di Roccella, ma sto di Crotone, un'altra località di mare.
Dai, è vergognoso. E poi l'ultima battuta, se me la consente. Ormai in TV sai meglio di me che tu sei una ragazza che fa più scandalo una donna vestita e non spogliata. Dipende da come ci si atteggia. Sono d'accordo con te, a più non posso, guarda. Anche perché ti ripeto anche una volta, c'è anche una figlia grande che ha 108 anni. Come te ben detto, importante è come si atteggia. Minigonna, secondo lei è giusto utilizzarla a scuola? Non lo so, non lo so dire. Non ci ho mai pensato. I tempi oggi è giusto, una volta no. Le gradite o no? Secondo voi sono giuste o no? Io mi metto i pantaloni. Ma per le ragazze? E come vanno io? Che ne pensi? Favorevole o contrario? Se per la presa va bene, sì. Però quindi dipende dalle regole? Minigonna, che forse un po' troppo corta. Secondo te? Minigonna sì o no? La stessa cosa. La stessa cosa. Minigonna sì o minigonna no? Per me è uguale anche. No. Per me sì, perché i professori sbagliano, perché non devono dare occhio alle ragazzine minorenni. Quindi è meglio non metterla, perché altrimenti il professore potrebbe. Sì. Puntini distrassi. Ti ringrazio, sei molto carina, grazie. Arrivederci. Minigonna sì o minigonna no nelle scuole? È una diatriba che è nata su internet. Ma sono in qualità di docente, non so cos'è. Ah, docente? Sì, come ma docente, che ne pensi? Quelle che ho io non sono. Io faccio scuola agli immigrati, quindi questo problema non ce l'ho. Grazie, arrivederci. Grazie. Minigonna sì o minigonna no nelle scuole? Per me no, che no. Non ci dovrebbe stare. Per me sì. No. No, per educazione, però non è giusto che accade l'occhio. No. No. Perché? No, non è, secondo te non è meglio il grembiule? Come una volta? Magari c'è meno problemi. Vestiti normali, un pantalone, una maglia. Ok. No, sì. Ma è uguale. Non troppo corta. No, ma perché non è un ambiente adeguato, non perché i professori cade l'occhio. Secondo me no. Per me è lo stesso, a me non cambia niente. Buongiorno a tutti, da Roccella con Jenny Blefari su Vox Populi. Seguiteci. Ma per me, non lo so, cioè alla fine è a discrezione di chi la vuole mettere. Se. Per me pure. Non c'è problema. No. Siamo a Roccella a Non Solo Moda. Una piccola intervista, conserviamo la distanza anche se siamo qui dentro al chiuso. Allora, la domanda è questa, minigonna sì o minigonna no nelle scuole? Tu sei una venditrice, vendi anche, abbiamo visto, tantissimi abiti, molto belli, e vorremmo sapere il tuo parere. Minigonna no. Minigonna no, perché? Che penso che i ragazzi comunque devono vestirsi in maniera garbata e adeguata al luogo dove vanno, insomma, quindi la minigonna no. Perché la minigonna secondo me non è appropriata, però già pantaloncini... Pantaloncini sì, in bermuda praticamente. Sì. Secondo te minigonna a scuola? Ah? Minigonna a scuola sulle ragazze? Indifferente. È differente? No, sono per... La minigonna è per passeggiare, per andare a fare shopping, per questo. Ma nella scuola bisogna avere un decoro e un rispetto degli altri. Quindi anche le professoresse non minigonna? Le prime dovrebbero avere un abbigliamento adeguato. Adeguato, per rispetto dell'istituto. Perché non si può entrare in chiesa con la minigonna. La scuola è un istituto importantissimo per la vita futura e attuale. La ringrazio, buona giornata, arrivederci. Non credo sia rilevante come cosa. Perché è uscita l'antidiatriba in questi giorni? Sì, io lo so, però le ragazze, certo, devono essere nel limite della decenza, quello sicuramente sì, però poi che sia fini o che sia al ginocchio, che sia importante essere decenti, secondo me. Ho capito. Come vogliono? Come vogliono. Per conto mio, lasciarli un po' stare e fare quello che vogliono le ragazze, a un certo punto. Siete liberi tutti? Tutti liberi? Sì, per conto. No, assolutamente. Assolutamente no.
Allora, secondo me sì, perché ognuno comunque è libero di vestirsi come vuole, però ovviamente restando nei giusti limiti. Qual è il giusto limite secondo te? Sopra il ginocchio? Metà coscia? Metà coscia. Okay. Al professore non è che cade l'occhio? No, perché al professore non deve cadere l'occhio, perché ha rispetto per le proprie alunne. Minigonna sì. Una domanda veloce veloce, minigonna sì o minigonna no nelle scuole? Puncio da lei così finisci a telefonare. No. No, c'è un abbigliamento adeguato per ogni posto. No, no. 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 Tu, un bel no, diciamo tutti insieme no? Uno, due, tre. No. 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 Minigonna. No. No. Eh sì. Sì, minigonna sì. Minigonna sì. Minigonna sì. Minigonna sì o minigonna no nelle scuole? Ce l'hai? Quindi sì. 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 Minigonna sì. Sì. Minigonna sì. Minigonna sì. Sì. No, 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 no. Eh no, minigonna corta fino a qua no. No. Quindi, sì, sì, te. Fino alle ginocchia. Fino al ginocchio. Fino al ginocchio è consentita. Secondo te? Secondo me no. Secondo te no, meglio di no. No, meglio i pantaloni. È una questione di educazione. Sì. Anche di limiti, paletti, perché in costume da bagno in un matrimonio non si può andare, giusto? Quindi a scuola. Nemmeno. Quindi è una questione di educazione. Secondo te? Sì, penso la stessa cosa. No, del ragazzo. Quindi? Del primo ragazzo. Che si può. Si un può. Po' più lunga, sì. Non commento, non è, fanno che buono, ognuno sì, fa è libero di fare quello che vuole, sì, sì. Ma se è una minigonna, diciamo, non troppo scandalosa, va bene. Certo, dipende. Dipende da cosa? Ragazza, da come. No, da come la ragazza. No, di come gli va di vestirsi, cioè. Ah, ecco. Cioè. Così. Quindi completa libertà. Sì, esatto. Minigonna sì o no a scuola? Che bello. Grazie, no. No. Meglio di no? No. Si distrae il professore? Sì, sì. Per rispetto del professore? Sì. Orno, siamo qui in uno splendido negozio, un'agenzia, nuova di Roccella, quindi benvenuta, benvenuta. Grazie. Con una splendida signora e la domanda è minigonna sì o minigonna no? Io direi, scuole. Io direi decenza, quindi decenza. Se la gonna non è mini ed è, e sta bene, perché no? Bisogna avere decenza in ogni ambito appropriato. Questo è. Io già sì. Assolutamente sì. Sì. Io ho già risposto. Aspetta, aspetta, allora facciamo così. Signori, allora, secondo loro la minigonna? Sì. No. Sì. A scuola no. Vedi a scuola? A scuola no, perché se sì. No. Sì. Il sì. Ci sono voci contrastanti, allora uno per uno. Io ho già risposto. Non lo so. Non lo sai. Minigonna? Sì. 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 No. No. No, per rispetto del sesso femminile. No. Sì. Io l'ho detto già prima, non, a discrezione di chi la mette. Dipende da chi. Va bene, allora le voci sono discordanti, però auguriamo a tutti una buonissima giornata. Grazie mille e buono studio. Minigonna no. Minigonna no, perché ci vuole il decoro? Sì, sì, dai. Dipende, non troppo corta. Non troppo corta. La gonna sì. La gonna sì. Sì. È lecito? Sì, secondo me sì. Non complimenti per il trucco. Grazie, non troppo corta perché magari è scomodo anche per chi viaggia, però la gonna sì. No, perché sennò un uomo adulto, il professore, cade l'occhio. È assurdo. L'occhio no. Nel 2020. Direi proprio. Allora, dipende dai punti di vista. Cioè, troppo corta, troppo lunga, sopra il ginocchio, quello? Dipende dai punti di vista, perché se la mettiamo perché ci fa caldo, ok. Poi se i professori ci dicono di non usarla per determinate cose, secondo me non è giusto. Sì. Senta, è nata una diatriba su internet. Dicono che i professori se la prendono a male vedendo la minigonna delle allieve, delle alunne. Secondo lei è verità questo? Sì, l'ho letta questa questione. Sì, penso che la preside che ha, come dire, avvisato di questo eventuale pericolo ha fatto una cosa che non va bene. Bisogna essere con tutti i casi tolleranti e mantenere sempre nella linea mediana. Sì. Minigonna sì. E secondo te dovrebbero utilizzare dei centimetri per misurare le gonne, per vedere se è troppo corta o troppo lunga? No, penso di no, penso che basta una minigonna decente che non è la ragazza che non è nuda, quello è il professore non è che magari
delle idee. Il professore deve insegnare, non deve avere idee sulle gambe delle ragazze. Giusto, allora un saluto per Telemia. Ciao Telemia. Ciao. Ciao, l'uccelletto. Sì, no. Ma fanno quello che vogliono. Non è che... Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Cioè le ragazze, secondo te, devono andare a scuola con la minigonna, possono andare a scuola con la minigonna oppure è più indicato non utilizzarla? Grazie che mi hai fatto pensare, altrimenti credo che la risposta non l'avrei trovata. Una cosa del genere presuppone, e questo lo dico veramente con le pinze, uso la parola se si può, usando le pinze, per favore, sono già pronte al successo. È già successo in passato? Al successo, io sono un maestro, allora quantunque insegni sport è all'aria aperta. Tennis? In genere nel tennis sono visibili in televisione, ma ancora... credo non lo permetterei. Però Robby, noi no, è la scuola dell'obbligo. Ecco, i fusosi, la minigonna no. Okay. Vorrei salutare con tanti tantissimi auguri di buon compleanno a Ilario Di Chiera e anche ad Alessandro Impellizieri un saluto speciale da parte di Vox Populi. Grazie mille e buona giornata a tutti. Down.
Salema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Da oya mi ai colana buso a mi au colana